Oggi parliamo di orgasmo femminile. Potremmo parlare per molti giorni di orgasmo femminile, ma io ve ne parlo per pochi minuti. Poi leggerete nell'articolo le varie situazioni. Parlare di orgasmo femminile è parlare di un mondo che si apre perché noi donne, appunto, la differenza che proprio c'è fra l'orgasmo femminile e quello maschile è il fatto che noi abbiamo un orgasmo che non ha delle fasi precise come quello dell'uomo, no? Che ha un'erezione e poi ha un'eiaculazione. Noi abbiamo tutta una serie di situazioni che partono dal desiderio ed è il desiderio e sono le fantasie quelle che ci mettono nella situazione, possiamo dire, piacevole di poter avere un orgasmo. E poi anche il fatto che c'è un orgasmo che molte hanno clitorideo, un orgasmo che molte hanno vaginale, un orgasmo misto sia clitorideo che vaginale, e quindi diciamo che la donna è un po' complicata per quello che riguarda l'orgasmo, anche perché la donna sta bene anche se non ce l'ha l'orgasmo qualche volta. Può capitare che nella relazione magari stia bene, però non raggiunga l'orgasmo, questo non è una tragedia, spesso lo è per gli uomini perché sono convinti che non hanno dato abbastanza, non sono stati abbastanza bravi e quindi questo non orgasmo per loro è una specie di debacle. Dobbiamo anche pensare che il fatto di avere l'orgasmo ci dà anche dei benefici, che è quello di avere meno stress, quello di sentirci più rilassate. Poi ogni donna deve andare a vedere e a decidere quale può essere il suo orgasmo, con calma, con tranquillità, deve cominciare a conoscersi, deve andare a vedere come è fatta, deve capire il suo clitoride, che tempi ha, se lo fa attraverso la masturbazione, deve capire che tipo di approccio deve avere con l'altra persona invece con la quale lo fa, per poter avere un orgasmo completo, un orgasmo che le piaccia. Quindi intendo dire che il mondo femminile è molto ampio e il mondo dell'orgasmo femminile ancora di più. La cosa che posso dire è che è importante conoscersi, è importante che noi sappiamo conoscere il nostro corpo e capire qual è la cosa che a noi fa più piacere.